Io cercherò un po' di farvi una panoramica, ovviamente sarà una presentazione secondo me forse un po' noiosa. Perché questo? Perché per due motivi. Uno, che i tool realmente non ce li abbiamo, il progetto è iniziato, quindi dovrete lavorare molto di fantasia. E secondo, per una scelta strategica che abbiamo fatto, ma è che nell'anima del progetto, che è uscita dalla presentazione, anche se pur breve, di Fabio, diciamo, noi cerchiamo di affrontare tutta la complessità, e quindi questa audience, voi che siete responsabili a diverso livello di politiche e di azioni sul territorio molto diversificati e spesso anche in contrasto fra di loro, quindi alcune cose, diciamo, ognuno di voi dovrà cercare di prendere il meglio di queste. Mi scuso se ogni tanto ci sarà qualche slide in inglese, perché diciamo in genere le abbiamo fatte in inglese, quindi, ma insomma saranno abbastanza comprensibili. Per prima cosa avevo utilizzato la stessa diapo di Fabio, e mi scuso anche per questa cosa del cambio di paradigma, che forse per un fatto culturale ormai ogni cosa che si presenta c'è un cambio di paradigma. Ho sbagliato a metterlo, me ne scuso, ma sono quelle cose che vengono istintive, ognuno di noi propone cambi di paradigma. In realtà c'è tutta la questione della complessità, su cui non mi dilungo perché Fabio già ve l'ha ampiamente spiegata, perché è necessario non semplificare i processi. Allora, di questa diapo volevo focalizzarvi per ora su questi 5 box. Sì, forse conviene spegnere un po' le luci. 5 box in grigio, dove ci sono le funzioni alla base più importanti di questo sistema. Il primo, che è liberamente accessibile dal web, questa cosa che sembrerebbe una banalità al giorno d'oggi, forse risponde a tante questioni rispetto all'informazione, alla formazione, al fatto della trasparenza, che è sempre più importante a tutti i livelli, che noi dobbiamo non solo nominare, ma dovremmo praticare. E il fatto di che una piattaforma sia liberamente accessibile a un ente finanziatore, a un ente controllore, a un agricoltore o a un'associazione, e tutti loro possono fare gli stessi conti su questa piattaforma, secondo me aumenta moltissimo tutto il problema della consapevolezza, che è uscito ambientale, perché altrimenti c'è sempre il dubbio che nelle istituzioni qualcuno poi trucchi i dati e dice: no, voi ci volete in qualche modo dare delle informazioni non esatte, e così. Questa, diciamo, è libera. Su multiscala non mi dilungo. La multiutenza, ovviamente, questo tavolo ne è una prova pratica di che cosa significa multiutenza. Tutti siamo interessati al territorio, ognuno di voi ha posto delle questioni, una completamente diversa dall'altra. Mi volevo focalizzare su questi due. In tutti i vostri enti, e anche nel mio ovviamente, facciamo analisi di scenario. Ognuno, i ricercatori, dico: ma vi propongo 4, 5, 6 alternative di cambio uso del suolo, climatico, di gestione. Ognuno fa quelli che crede più opportuni. La forza del sistema è che non le faccio solo io, perché ci sono nel sistema, ma sono liberamente fatte dall'utente, cioè da voi, da noi sulla piattaforma. Si chiamano what if, procedure what if, cioè noi diamo la possibilità, in forma semplificata ovviamente, che i modelli molto complessi che girano dietro, l'utente può cambiare qualche parametro, che può essere può vedere cosa succede con un cambio climatico il più sfavorevole possibile, il più favorevole, un cambio d'uso del suolo, una gestione, che ne so, di un'agricoltura più conservativa piuttosto che tradizionale, e quindi fa lui le sue valutazioni e in qualche modo produce consapevolezza ambientale in questo. Tutto questo è molto complicato dal punto di vista tecnologico, lì spenderò 20 secondi, diciamo, lì ci sono fondamentalmente quattro partner, che per fare questo ci vuole una tecnologia all'avanguardia. Siamo stati fortunati, anche bravi, a trovare partner importanti, spagnoli per quanto riguarda la parallelizzazione,
il gruppo dell'Università di Napoli, che Giuliano qui diciamo è fortemente impegnato in queste attività, chi si occupa di Big Data è uno spin-off della Regione Campania. Quindi tutto ciò è possibile, ricordatevi, perché c'è tutta questa importante tecnologia dietro, che è il punto su cui si sta lavorando molto nei primi mesi del progetto. Questo è solo un esempio, non so se si riesce a vedere, questa RL, la stellina, le stelle sono scala europea, nazionale, regionale e locale. Cioè, qual è la logica di questo? È che per un qualsiasi dei, qui ci sono i modelli per analisi agroambientale più legati all'agricoltura, che cosa bisogna fare? Bisogna usare, non siamo ideologici, bisogna usare i modelli giusti per la scala di applicazione. E non solo questo, ci possono essere delle areali che hanno la stessa scala di applicazione ma hanno dati che le possono alimentare diverse, perché non ci sono i dati. Allora bisogna usare il modello per quello che può dare in quel momento, per cui un bilancio dell'acqua nel suolo può essere fatto in diversi modi e noi li implementeremo tutti quanti. Poi dipenderà dai dati a disposizione, dall'areale, quale verrà automaticamente, non deve essere l'utente che sa quale viene utilizzato. E questo vale per i modelli, per esempio, di crescita culturale, che ne saranno fuori, per molti, per il trasporto dei soluti, dei pesticidi, ma anche dei fertilizzanti, la gestione, insomma un po' tutto, per dire che ci sono scale diverse di applicazione in funzione dei dati e quindi c'è una grande flessibilità del sistema. Ma come raccontarvi ora i famosi tool? Noi abbiamo un solo modo, purtroppo, per fortuna, è rifarci a quel progetto che è finito 3 anni fa, Soil Consweb, che era molto più piccolo, era un progetto live in Valle Telesina, che è nel Beneventano, sono 20.000 ettari, però in Soil Consweb, che era molto più improntato sul suolo rispetto al land support, c'è tutta la filosofia di land support, cioè multiutenza, liberamente disponibile, ci sono tanti tool e temi, e quindi diciamo io farò scorrere un po' di cose, che una parte delle cose che noi abbiamo fatto in Soil Consweb, e quindi voi potrete catturare e farvi un'idea di come poi quei tool potranno essere realmente realizzati. Allora, noi avevamo questa macchinina che girava nel territorio e quindi teneva insieme un po' tutte le cose del territorio. La prima cosa, una cosa molto semplice, c'era un tool di cui fa vedere solo un solo esempio, della consapevolezza ambientale, che voi avete citato molto. Vabbè, a parte che c'erano tutte mappe precaricate, GIS, di cui non mi dilungo, c'era questa cosa importante, c'è questa cosa che abbiamo anche nel progetto, che ognuno può disegnare la propria area. Vuoi fare un'analisi a scala comunale, c'hai il tuo comune, oppure a scala regionale, oppure di consorzio, ma se tu sei un cittadino qualunque e vuole sapere che cosa, te la disegni piano piano e tutte le informazioni saranno riferite a quest'area. E quindi diciamo c'è una potenza da questo punto di vista importante. E immediatamente si aveva una scheda, che nel nostro caso c'erano anche i soli, perché era tutto un progetto sui soli, ma in cui tutti i fattori ambientali, non si vede assolutamente niente. Ma non penso che... No, non riesce a... Ah, ecco qua. Va bene, vabbè, la superficie, l'altitudine, la piovosità, anche la piovosità del giorno prima, se c'erano dei vincoli ambientali particolari, insomma tutte le informazioni che potevamo mettere, diciamo, che erano disponibili, e altre se ne avranno, per esempio in land support ci saranno molte. L'idea è di mettere anche informazioni di tipo socio-economico, da dati Istat, così. Perché questa cosa quindi era una prima informazione, perché le persone andando a vedere dice ma quella è la mia azienda, là diciamo è il terreno della nonna, fammi andare a vedere, cioè lì inizia uno a capire un po' che cosa c'è, questo poteva aiutare molto. E questo tipo di scheda ci aiuta
No, questo non è... Salto. Sul secondo tool, quello dell'agricoltura sostenibile, in cui faccio vedere solo due esempi. In Valle Telesina noi abbiamo, c'era una viticoltura di qualità, è una zona prettamente viticola, e nello stessa tipologia che avete visto prima, immediatamente nella propria azienda l'utente ha un'etichetta della sua vigna. Questo può essere fatto anche con i codici, con i QR code, e va tutto verso il terroir, tutto verso ovviamente le questioni legate al marketing dell'azienda, ma in realtà in tutte queste informazioni, oltre a quelle che avete visto prima, per esempio c'erano tutte informazioni importanti per la qualità della vitivinicola. Devo zoomare. Cioè i gradi Winkler, la radiazione solare annua, lo stress idrico, che è un precursore per esempio della qualità del vino, degli antociarbi, dei polifenoli. Sono tutte queste informazioni, la tipologia di suoli, il clima, un viticoltore immediatamente individua il potenziale enologico di questa azienda, di questa cosa. Quindi ha già un'informazione molto più importante su che cosa potrà aspettarsi. Ma ovviamente non era solo questo. Cosa ci hanno chiesto i viticoltori della zona? Di avere queste mappature, quindi si possono fare mappature di questo indice, appunto, di somme termiche, questa Merino e Winkler, la radiazione solare potenziale, appunto sono indici di qualità del vino, la scelta dei porti innesti per quell'ambiente e una sorta, diciamo, di zonazione viticola che a livello di comprensorio per un'azienda non è forse importante se non si va verso un'agricoltura di precisione, ma per un comprensorio, per esempio, sono informazioni importanti. Gli agricoltori ci hanno chiesto qualcosa che per noi sembrava banale, per esempio di avere dei grafici immediatamente delle temperature dei giorni prima, delle piogge e delle previsioni a 4-5 giorni anche dello stress idrico, per definire anche il momento della raccolta, quando raggiungevano i gradi Brix. E quindi tutto questo tipo di informazioni, diciamo, erano a supporto della gestione proprio dell'azienda agraria in questo caso. Una cosa più a livello di consorzio, diciamo consortile, per esempio, queste, è stato citato, insomma, quali sono i consumi delle colture. Questo era un po' spinto, questo era un esercizio fatto sul clima, rispetto al clima di riferimento degli anni 60-90, e facemmo centinaia di simulazioni, come vedere come in quest'area la richiesta di una irrigazione di volumi irrigui aumentava, perché aumentano decisamente, si vede immediatamente le aree rosse, quindi c'è una richiesta maggiore. Ovviamente questo era un esercizio in un'area che non è completamente irrigua, ma per dimostrarvi la potenzialità di che cosa, diciamo, potremmo fare con il nostro sistema Land Support. Vado verso la protezione del suolo e vi faccio solo due esempi. Uno, per esempio, va bene, si applica una classica equazione, la Rusle, che è ben nota a chi lavora nel settore. Ma la cosa più interessante era quello che avevamo visto prima del what if modeling, cioè noi preparavamo l'equazione e i dati standard, dopodiché l'utente può per esempio cambiare il tipo di coltura e questo produce un certo tipo di erosione potenziale, oppure può selezionare se c'è una pratica antierosiva, quindi penso una regione, un comune che dice io ti finanzio se fai quelle pratiche, perché mi aspetto questo beneficio da un punto di vista della lotta, del contenimento dell'erosione. Quindi in qualche modo si può anche calcolare e valutare una situazione ex ante o ex post. Ovviamente queste sono simulazioni, quindi sono erosione potenziale. Noi non abbiamo un sistema di misurare l'erosione, che è abbastanza complicato in maniera, diciamo, di farlo in maniera continua su tutto il territorio. E quindi qui diciamo tutta la nostra areale che avevamo visto prima era in funzione di usi del suolo diversi, perché il sistema si va a prendere gli usi del suolo, i suoli che ci sono dietro ognuno di quelle aree che abbiamo visto. Oppure da un punto di vista della
sempre la nostra area per quanto riguarda la stima interattiva, per esempio, della capacità protettiva dei suoli. Quindi rispetto alla vulnerabilità, noi ci siamo fermati a quello che succedeva alla fine del suolo, cioè non abbiamo attraversato, non abbiamo trasportato l'inquinante nell'acquifero, per essere chiari, però si vedeva da un punto di vista del suolo qual era la sua capacità protettiva, per esempio cambiando tipo di coltura, cambiando anche noi inseriremo anche un cambio di gestione, per esempio, delle pratiche agricole. Si può vedere gli effetti, quindi l'utente dice che cosa succede se io cambio questa gestione nella quantità di inquinante che attraversa il suolo. E quindi questa era un'altra delle diciamo, questioni sulla protezione del suolo. Per quanto riguarda la pianificazione urbanistica, insomma, qui siamo a Ispra sul consumo di suolo. Farò vedere solo queste due cose rapide. Uno, vabbè, c'erano sempre questi dati informativi sull'area di interesse, quindi l'uso del suolo fondamentalmente, i suoli a disposizione, tutta l'area, ma principalmente si potevano fare due tipi di ipotesi. Una è questa, cioè che cosa potevamo fare? Potevamo simulare gli effetti di una nuova urbanizzazione, un'ipotesi abbastanza semplificata, dovremmo anche ragionarci come farla, però. Diceva, immaginiamo che uno deve costruire un ospedale, no? Perché se no uno pensa sempre al centro commerciale come un fatto negativo. Un ospedale lo dovremmo pur fare ogni tanto da qualche parte. Ah? Dentro una riserva naturale. No, l'ho detto. Però Invece cosa sta diciamo, succedendo? Sta si deve succedendo costruire un nel ospedale. vostro Allora, piccolo il sistema, io la mia area disegnata dall'architetto, non so, 3 ettari, quello cos'è. Lo posso mettere nei diversi punti del territorio dove penso che potrebbe andare e il sistema mi calcola la perdita di servizi ecosistemici o di funzioni che in qualche modo sono associate a quel consumo di suolo. Quindi mi differenzia che cosa succede da un punto di vista ambientale, in senso lato, se lo faccio qui, lì o lì. Ovviamente poi le decisioni del politico dipendono da tante altre cose, ovviamente, non solo da questo, però diciamo noi diamo il nostro contributo su questo punto. Per esempio sulla perdita di funzioni idrologiche, sulla per esempio mancato invaso dell'acqua, quindi se si deve ripensare la rete di drenaggio. E questo è stato fatto in funzione, diciamo, con delle simulazioni con il cambiamento climatico, per dire che cosa succederà fra 20 anni o cosa ci possiamo aspettare che potrebbe succedere. È un po' confusionale come tabella, comunque o sulla perdita potenziale di autoapprigionamento, cioè di grano equivalente che non si può produrre più, è un tema sempre più importante per la food security, che un paese deve avere una quantità di autoapprovvigionamento, diciamo, a certi livelli, e quindi noi calcoliamo nei diversi posti, perché quei suoli hanno qualità diverse legate al clima diversi, quanto grano equivalente si perde, anche la perdita di sostanza organica del carbonio e anche degli indici di perdita di biodiversità. Quindi diciamo queste sono delle simulazioni che possono aiutare a prendere delle decisioni in tal senso. Oppure questo che è stato fatto riguarda un po' la frammentazione, cioè si può scegliere l'anno in cui ci sono disponibili dati, in questo caso era il 54, ma ci sono dati più recenti, si può scegliere se farla un raggio corto o più lungo, questo è un kernel che gira nell'aria e vede quanto è frammentato l'urbano dal non urbano e alla fine serve molto per individuare quei famosi corridoi ecologici, no? Quest'area continua, quindi se si deve costruire o abbattere qualche cosa si può ripristinare un corridoio ecologico qui piuttosto che in questa area e quindi c'è uno strumento che dimostra anche a chi non è proprio del settore, diciamo, la necessità e l'importanza di avere queste informazioni che possono essere, diciamo, giustificate da uno strumento che è libero e comune. Vado rapidamente sulle foreste, giusto una slide. Per le foreste noi avevamo fatto, per esempio,
Vabbè, c'erano tutte le informazioni tipo altitudine, esposizione, quindi quelle più morfologiche, c'era la provvigione legnosa dentro metro, quindi si poteva fare una previsione della quantità appunto di legno e anche del carbon stock che c'era in questa foresta, sempre nella nostra area disegnata dall'utente che voleva. E poi c'era sempre un po' questa etichetta, dice dove ti stai muovendo, che cosa ci sta in questo posto, quest'area di tuo interesse. Quindi c'erano tutti i popolamenti, i tipi forestali, insomma, laddove è disponibile e alimentata dalle informazioni che ci sono. Questa parte qua mi aiuta ad andare all'ultimo tool, che è quello, diciamo, dell'ecoturismo, dell'educazione, dell'ecoturismo e dell'agriturismo, che io mo devo dire che ho sempre sottovalutato, c'è Fabio che spingeva come che su questo, io pubblicamente dico che alla fine, sentendo il tavolo, sembra una cosa molto più importante, io ero un poco più terra terra sulle cose mie, Fabio spinge su questo e quindi gli ho dato grande soddisfazione e importanza su questa questione qui. No, perché effettivamente si sta cercando anche di fare delle mappe, faremo delle mappe del valore estetico del paesaggio. I paesaggi non sono equivalenti, quindi nella consapevolezza bisogna capire come misurarlo. Non è facile, è stato detto da qualche parte qualcosa sulla bellezza, come misurarla, ma ci sono dei tentativi di farlo. E quindi con tutti i limiti di questi approcci, perché non è una cosa che misuriamo con uno strumento fisico certificato, però ci sono delle logiche con cui possiamo misurare e con cui ci si può confrontare quando si deve fare qualcosa e dice guarda che quello ha un suo valore estetico che non vale zero e questo paesaggio, appunto, come esempio, è senz'altro più bello di questo. Poi come misurarlo è complicato, diciamo, ma sarà fatto in questo senso. Ora, questo è quello che noi più o meno abbiamo fatto in Soilconsulweb. Quindi ora questa è l'idea che voi dovreste fare, come trasportarlo a scale diverse e su tanti altri tool che noi non facemmo allora. Quindi riprendendo un poco quello schema carino fatto qui sui tool, noi abbiamo diviso nel progetto le politiche in qualche modo in 15 macro tool. Questi 15 macro tool che ognuno si porta, ma si intrecciano molto, perché quando faccio qualcosa, che ne so, sui nitrati, vale per le questioni ambientali, ma vale per la produzione agricola, vale per tante altre cose, quindi non sono così rigide e quindi si parlano molto come nell'entità del progetto. Per esempio, questi sono, va bene, i temi generali, cioè migliorare l'implementazione delle politiche territoriali, la resilienza al clima, allineare gli attori nella pianificazione e gestione del territorio. Questi qua, diciamo, non ci entro dentro perché in effetti vivono di quello, sono molto generali di quello che si fa negli altri tool. Dirò qualcosa, ma poi me lo dovrete dire voi più che altro, quali di questi possono impattare o no, su quelli agricoli, che è la politica agricola comune, agricoltura e foreste. Qualcosa per esempio è interessante, non riuscite a leggere, è scritto sviluppo di modelli a scala locale per FMIS, Scusate, che lo zoom. sì, ma lo zoom funziona? Sì, funziona. Forse si vede meglio nei video, nei video là. Lo sviluppo di modelli a scala locale per il Farm Management Information System, insomma, che bisogna cercare di inserire tecnologia nelle aziende agricole, questa è la logica, previa una certificazione. Cioè, che cosa succede? Ovviamente tutti i nostri conti sono fatti rispetto a mappature, a informazioni, a dati disponibili dagli enti, da noi enti di ricerca, dagli enti locali. Però il sistema ha una potenzialità enorme, cioè l'utente può inserire un dato, cioè noi glielo possiamo concedere, permettere di inserire un dato, per esempio se è certificato, per esempio la regione può farlo, e quindi tutti i suoi conti,
saranno fatti sul dato reale, non sul dato per esempio della carta dei suoli o del clima. Se mette per esempio una stazioncina agrometeo, lui i conti glieli possiamo fare sulla sua stazioncina agrometeo e non prendere le stazioni meteo regionali. Questo, se è certificato, ha due effetti positivi. Uno, ovviamente, ha una stima più precisa all'utente specifico, ma avendo il sistema degli algoritmi che spazializzano tutti i dati in automatico, quindi non lo dobbiamo fare noi da dietro a metterci, quindi automaticamente, una volta che saranno inseriti i nuovi dati, saranno migliorate anche le stime di tutti gli utenti, diciamo, di tutta l'areale vicino al sito dove è stata messa la nuova informazione. Immaginate una nuova tessitura che uno ha, oppure proprietà idrauliche, qualsiasi cosa. Questa è una delle potenze del sistema e va verso il coinvolgimento appunto degli agricoltori anche rispetto a usare appunto queste tecnologie in maniera migliore. Poi abbiamo il sistema, l'abbiamo già visto, informazioni giornaliere aggiornate, agroclimatiche, anche di bilancio idrico. Vivrà molto di dati Sentinel da satellite, quindi per stimare sempre la biomassa, quindi si potranno anche vedere cambi di uso del suolo nei diversi anni, e molto anche idoneità dei territori all'introduzione di colture sottoutilizzate e alternative. Questi sono dei sistemi messi a punto dai colleghi malesi, e c'è anche una necessità di diversificazione delle colture, quindi in qualche modo si possono fare queste valutazioni. Vabbè, pianificazione e gestione della viticoltura, vi ho fatto l'esempio anche per l'olivicoltura, e di alcune di queste cose si cercherà sempre di fare una valutazione economica dei servizi ecosistemici connessi. Qualche parola sulla resilienza dei servizi ecosistemici. Qui tutte le procedure di what if che vi ho già fatto vedere troveranno una loro, diciamo, esplosione, importanza, quindi sul rischio di inquinamento delle acque sotterranee, sulla produzione di biomassa, quindi saranno dei modelli di simulazione delle colture, non di uno o due, ma di tantissime, di tutte le colture più importanti, la capacità di ritenere acqua dei nostri suoli, anche di stoccare il carbonio, e come detto anche tutta una serie di questioni che poi sono legate al prossimo tool, che è quello dell'irrigazione, anche su tutto lo stress idrico delle colture, quindi come utilizzare l'uso dell'acqua nelle colture, e queste valutazioni fatte su tutti i differenti scenari climatici, che sono il clima attuale, una previsione a pochi giorni, oppure con un cambio climatico. Sull'irrigazione ho già detto, vado un po' veloce perché ho quasi chiuso, ma sul supporto alla gestione forestale c'è tutto che riguarda ovviamente la pianificazione forestale, quindi tutti i dati di base che sicuramente già molti di voi conosceranno e sono a disposizione, anche mappe di viabilità, accessibilità, questi riguardano un po' dei sistemi GIS più classici, sono modelli che cercheranno di fare previsione sulla biomassa, e quindi provando anche a distinguere la biomassa epigea e l'ipogea, e anche laddove possibile i diversi usi per collegarla anche a un valore economico, diciamo, di questa produzione. Ovviamente tutto quello che riguarda le best practice e una gestione anche forestale sulla biodiversità. Penultima slide è quella che riguarda i Sustainable Development Goals e quindi le Land Degradation Neutrality, quindi le questioni più strettamente ambientali, che però vedrete si intersecano sulla gestione del territorio con l'agricoltura in maniera importante. Scusate, ecco qua. Quindi per quanto riguarda le minacce del territorio, abbiamo sicuramente già vi ho fatto vedere quella dell'erosione del suolo con i diversi tipi di uso del suolo e di cambiamento climatico, c'è quello della capacità protettiva verso l'inquinamento, anche si farà qualcosa sulle mappe di rischio del compattamento dei suoli rispetto alla gestione anche
che è un problema anche questo molto importante, che riguarda un po' anche tutta la perdita di fertilità dei suoli e il declino della sostanza organica, quindi anche mappe dell'indice di franosità e indici derivati. Insomma, il problema della fertilità in genere dei nostri territori è un problema ormai sempre più importante, insomma, noi lo viviamo nei territori fra i più fertili d'Italia, in Campania, abbiamo delle riduzioni importanti di fertilità, mi immagino nelle zone che non hanno, diciamo, quella potenzialità che per esempio abbiamo noi in Campania, quindi è un problema assolutamente trasversale. Sulle direttive nitrati e pesticidi abbiamo già detto, quindi si faranno tanti tipi di mappature, vulnerabilità intrinseche ai suoli, pesticidi e nitrati a scale diverse, quindi si utilizzeranno approcci molto locali in cui si cercherà di vedere il destino del nitrato proprio da un punto di vista deterministico, altri invece un po' più a scala più grande, dove si utilizzeranno degli approcci probabilistici, e anche qui si farà una valutazione economica dei servizi ecosistemici collegati a questi processi. Qualcosa sul consumo di suolo, l'abbiamo già visto, ma forse dopo si potrà, forse Fabio vorrà dire qualcosa rispetto anche a Soil Monitor, Giuliano, sulle mappe di indicatori del consumo di suolo. Se ne faranno tantissime, saranno alimentate da dati già disponibili e da questi dati Sentinel che sono fortemente utilizzati per questo, e saranno aggregati a diverse scale a secondo se bisogna fare delle valutazioni a scala comunale o una scala per esempio più vasta, quindi frammentazione rurale urbana, lo sprawl, e ci saranno tante metriche che queste ho messo qui, ma andranno a impattare anche sulle questioni legate alla via e alla VAS, alle infrastrutture verdi, i tool per i corridoi ecologici che vi ho mostrato. E l'ultimo, che questo è il piacere appunto di Fabio, l'ultimo obiettivo è quello aggiuntivo, cioè su Natura 2000, piani di azione natura, ecoturismo sostenibile. Sta acquistando sempre maggiore importanza, questa al di là delle dispute fra me e Fabio, c'è tutta la parte di formazione, cioè noi abbiamo una scuola come stakeholder, gli insegnanti possono fare un percorso formativo di un'escursione con gli studenti e fermarsi per esempio agli alberi monumentali, dove è raccontata la storia di quegli alberi, oppure abbiamo visto i tipi di alberi, se sta in una foresta, c'è la geologia, i suoli, il clima, cioè possono crearsi un percorso abbastanza facilmente attraverso il sistema per ai fini formativi per esempio con gli studenti, ma in egual modo si possono pianificare le escursioni per sentieri escursionistici e naturalistici, per esempio a piedi, in bici, in moto, in auto, un'escursione per sentieri enogastronomici, escursioni culturali, avete visto qualcosa sull'estetica del paesaggio, la vista dei punti panoramici, e poi saranno caricate ovviamente tutte le informazioni legate alle aree protette, ai suoli, alla geologia, alla rete di Natura 2000, tutte le questioni legate agriturismo, quindi diciamo in qualche modo cercheremo di far incrociare tutte le informazioni anche economiche, laddove si può, di fruizione del territorio a tutti i livelli. E niente, qui mi taccio, ora non so se qualche risposta è stata data a voi la... Due secondi.